In questa breve registrazione cercheremo di riassumere quello che attualmente stiamo cercando di effettuare. Praticamente le connessioni matematiche tra alcuni settori della teoria dei numeri, della teoria della misura, della geometria differenziale, delle equazioni differenziali e integrali e alcuni settori della fisica teorica, in particolar modo la teoria delle stringhe. Noi ci basiamo su uno schema fondamentale che è quello che riguarda un lavoro fondamentale del genio matematico indiano Srinivas Ramanuja, che tratta delle equazioni modulari e delle approssimazioni a pi greco. In questo schema compaiono dei numeri fondamentali. Questi sono 4096, 276, la cui somma è 4372. Sono fondamentali in quanto 4096 è dato da 64 al quadrato. E 64 a sua volta è dato da 8 al quadrato. E 8, come ben sappiamo, è un numero di Fibonacci, quindi strettamente connesso a quello che viene definito rapporto aureo, che è uguale a 1,618 033,98 e che è uguale a radice al 5 più 1 fratto 2. Notate come anche i numeri di questa espressione, radice al 5 più 1 fratto 2, quindi 1, 2 e 5, sono anche essi numeri primi e numeri di Fibonacci allo stesso tempo. Non per caso si chiamano anche primi di Fibonacci. Altri valori fondamentali sono il valore di Z2, che è pi greco al quadrato fratto 6, e che è uguale a 1,644,96. E il valore di una classe invariante di Ramanuja, che è stato calcolato uguale a 1164,2696, la cui radice quattordicesima fornisce 1,65578 circa. Questi valori sono compresi in un determinato intervallo che noi abbiamo chiamato intervallo aureo, che va da 1,6 a 1,67 circa. Attualmente stiamo studiando un altro settore della matematica, e precisamente le equazioni differenziali, in special modo quella che viene definita equazione di Riccati. Teniamo a precisare che non esiste una sola equazione di Riccati. Riccati, Jacopo e Vincenzo, il figlio, il secondogenito, hanno effettuato uno studio approfondito di tali equazioni, quindi sono più equazioni che anch'esse analizzate e sviluppate nell'ambito della fisica teorica e nella teoria delle stringhe in particolare, danno delle soluzioni, anch'esse sempre che riguardano questi numeri che sono ricorrenti, c'è una certa ricorsività, c'è una certa tendenza a ottenere sempre i medesimi risultati di quell'intervallo aureo, appunto. Ciò significa che, a parte le equazioni fondamentali, che sono quelle, le equazioni modulari e le approssimazioni a pi greco, il lavoro fondamentale di Ramanuja, la cosa importante è lo schema. Dietro ci sarà uno schema, una teoria che lo studioso paziente dovrà un giorno tirare fuori. Una teoria che si basa appunto su questi numeri, su questi valori, che, ripeto, escono come soluzioni a varie equazioni della fisica teorica e in vari settori di essa.
soprattutto nella teoria del segno, come dicevamo prima. Ripeto, attualmente ci stiamo occupando delle equazioni di Riccati. Sono straordinarie dal punto di vista matematico, qualcosa di stupefacente, come tutta la matematica del resto. Spero di poter portare a termine, anche se ci vorrà molto tempo, non sono cose che si portano a termine da un giorno all'altro. Noi già ci stiamo lavorando da 2 anni. Sono degli imprevisti che a volte rallentano la marcia, come se una persona che sta camminando improvvisamente si deve fermare. Io dico solo questo, che questo l'intervallo aureo è fondamentale il lavoro di Ramanujan. Approssimazione a pi greco e equazioni modulari sono fondamentali quei valori anzidetti, e dietro certamente ci sarà una teoria che almeno dal punto di vista matematico potrà unificare le interazioni fisiche fondamentali. Quindi la teoria dei numeri è la base, la teoria dei numeri che spazia in tutti i settori della matematica, dall'analisi alla geometria, dalla topologia al calcolo differenziale. Ecco, noi questo stiamo cercando di fare. Tutto ciò per ottenere delle soluzioni definite delle equazioni della teoria delle stringhe, che quindi non sono più semplici approssimazioni, ma equazioni con soluzioni ben definite. Le soluzioni che appartengono al range o intervallo aureo sono connesse a frequenze, come le note musicali. Sono frequenze, quindi tutto è vibrazione. Questa sarà forse la teoria che uscirà fuori, che sta alle spalle di questi schemi e di questa ripetitività nelle soluzioni che otteniamo. Le vibrazioni, le frequenze, come le stringhe appunto, che vibrano. Ma questa è matematica, non c'è ancora una prova sperimentale, c'è solo la ripetitività, cioè in ogni settore, in ogni argomento che trattiamo, sempre c'è l'ombra, l'impronta di Z2, di Φ o della radice 14ª della classe invariante di Ramanujan, e quei numeri che sono poi tutti legati a 8, perché 8 al quadrato è 64, 8 alla quarta è 4096, che per 2 fa 8192, altro numero importante che fa parte di un gruppo di Lie, SO 8192, un altro gruppo importante nella teoria delle stringhe, vedete? Quindi dietro questi schemi ci sarà una teoria. E sarà fondato sulla frequenza, la vibrazione e le forme, perché queste vibrazioni originano forme. Sembrerebbe che l'universo sia una sorta di armonia, di sinfonia. E questo è per oggi quello che dovevo dire. Grazie.